Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof. Betti. Oggi parleremo di Luigi XIV e dello stato assoluto in Francia. Come potete sentire abbiamo un cane che abbaia da tutto il giorno, infatti anche nel video ho paura che ci sarà qualche abbaio qua e là. Inoltre ho dei capelli abbastanza inguardabili, ma prometto che oggi vado a farmeli. Preparo il PowerPoint e partiamo. Buona lezione ragazzi. Oggi quindi parleremo di Luigi XIV dell'assolutismo francese e la formazione di questo nuovo modello di Stato che si espanderà poi in tutta Europa. Partendo dalle origini possiamo cominciare dalla morte del padre di Luigi XIV. Infatti nel 1643 muore Luigi XIII, lasciando il figlio ancora piccolo e quindi decide di nominare come reggente alla corona, come si utilizzava a fare spesso all'epoca, il cardinal Mazarino, che era un uomo di chiesa italiano, infatti non era ben visto dagli aristocratici francesi anche a causa delle sue origini. E il cardinale riuscì a governare fino al 1661, anno in cui morì. In realtà Luigi XIV era salito al trono già a partire dal 1653, ma i poteri di Mazarino, che era il primo ministro, rimasero così forti che riuscì a prendere pieni poteri soltanto con la sua morte nel 1661, che infatti festeggiò ampiamente. Alcune notizie sull'infanzia di Luigi XIV. Intanto nasce il 5 settembre del 1638. I genitori sono Luigi XIII e Maria d'Austria ed era il primogenito, quindi il primo figlio maschio, il primo figlio anche in assoluto. Tra l'altro si dice che la sua nascita avesse avuto qualcosa di miracoloso, infatti era avvenuta dopo ben 23 anni di matrimonio fra i suoi genitori e il fatto che fossero riusciti finalmente ad avere un figlio venne considerato appunto quasi come un dono divino. In realtà poi Luigi ebbe anche un fratello minore, cioè Filippo, che poi sarà il Duca d'Orleans. Tra i suoi educatori ci fu lo stesso Cardinal Mazarino, che fu il suo tutore e il suo educatore per lungo tempo, fino appunto poi alla sua morte. Il periodo che precedette la salita al trono di Luigi XIV fu un periodo molto particolare, di fortissime tensioni. Infatti, l'aristocrazia francese era storicamente un'aristocrazia molto forte e molto legata al territorio. Il periodo precedente, che va più o meno dal 1648 al 1653, è definito come il periodo della Fronda. Che cos'era la Fronda? La Fronda è stato un movimento di ribellione contro, in particolare, le politiche di Mazzarino. Perché c'è questa fionda qui, raffigurata accanto al nome? Perché appunto, deriva proprio dal francese, che significava fionda, perché le fionde venivano utilizzate dal popolo per tirare sassi contro le finestre dove alloggiava appunto il cardinal Mazzarino. Gli aristocratici francesi insorsero proprio contro le politiche di Mazarino e le motivazioni erano diverse. La miccia che fece esplodere questa insurrezione derivò dall'imposizione di nuove tasse, che fu vista come un attacco ai privilegi dei nobili da parte appunto dell'aristocrazia. Un altro dei motivi era perché gli aristocratici volevano difendere i propri diritti feudali. In particolare, in questo periodo, infatti, Luigi XIV e Mazarino avevano deciso di creare nuovi nobili dal niente. Questa creazione di nuovi nobili avrebbe ovviamente indebolito coloro che erano nobili di sangue e quindi contro queste misure si scagliarono gli aristocratici francesi e inoltre volevano evitare la nascita di una monarchia assoluta. L'idea di una monarchia assoluta invece era proprio alla base del pensiero di Mazarino, che poi trasmise anche a Luigi XIV. Il motivo per cui si interrompe questa ribellione dei nobili è che nel 1653 verrà incoronato ufficialmente Luigi XIV e quindi anche il movimento dei nobili contro Mazarino, si attenua. L'idea, infatti, della nobiltà era quella adesso di concentrarsi sul giovane Luigi XIV per cercare di influenzarne le politiche in loro favore. In realtà Luigi XIV aveva assorbito completamente il pensiero di Mazarino riguardo allo stato assoluto. Lui si credeva un essere quasi divino e arrivò addirittura a coniare questa espressione, che qui vi riporto in francese, ma significa lo Stato sono io. Le riforme che effettuò Luigi XIV furono moltissime. Innanzitutto si ebbe un passaggio dalla monarchia giudiziaria, fondamentalmente una monarchia giudiziaria, a una monarchia amministrativa. Che cosa significa? Che il re
in precedenza era visto soprattutto come un giudice, quindi lavorava soprattutto da un punto di vista giudiziario. Invece Luigi XIV si accorge dell'importanza soprattutto dell'economia e quindi tende a cambiare i connotati proprio della monarchia, che si concentreranno molto di più sul lato amministrativo dello Stato. Tra le varie cose importanti che fece durante il suo regno ci fu anche la revoca dell'editto di Nantes. L'editto di Nantes fu voluto fortemente da Enrico IV, che era il nonno di Luigi XIV, nel 1598, e concedeva libertà religiosa agli ugonotti in certe zone della Francia. Luigi XIV era stato cresciuto nella religione cattolica dal suo tutore, il cardinal Mazzarino, e quindi, a causa del suo cattolicesimo molto radicato, decide di revocare l'editto, e quindi la libertà di religione per quanto riguarda gli ugonotti francesi. Inoltre, attua una riforma dell'esercito, nomina nuovi generali non più facenti parte dell'aristocrazia e attua anche una riforma dell'addestramento per renderlo più efficiente. Infatti, come vedremo nella seconda parte del suo regno, l'esercito sarà impegnato in moltissime guerre. Un altro degli eventi importanti legati, forse questo è addirittura il principale, fu la costruzione della Reggia di Versailles. Oltre ad essere un simbolo della grandezza e della potenza del Re Sole di Luigi XIV stesso, la Reggia di Versailles aveva anche una motivazione più pratica. Infatti, visto che l'aristocrazia aveva sempre cercato di attentare al potere del monarca, costruendo la Reggia di Versailles, Luigi XIV invita tutti i nobili a vivere presso questa reggia. Questa cosa qui porta ad avere i nemici proprio della monarchia molto vicini e Luigi XIV sarà così abile a legarli a sé che essi non rappresenteranno più un pericolo. Infatti saranno in eterna competizione tra di loro per essere considerati i favoriti del re e in questo modo non riusciranno a imporsi in nessun modo nei confronti di Luigi XIV. Un'altra delle riforme importanti che compie Luigi XIV riguarda l'ambito giudiziario ed è la nascita del Code Louis, che è il codice di Luigi, che sarà poi alla base del codice napoleonico. Infine, ho lasciato per ultimo la cosa che probabilmente è la più importante, ed è da un punto di vista sempre economico, e cioè l'adozione di un sistema definito come colbertismo. Che cos'è il colbertismo? Innanzitutto deve il suo nome all'opera di Colbert, che era il ministro delle finanze proprio durante il regno di Luigi XIV. Quali sono le linee guida, diciamo, del colbertismo? Sicuramente si ebbe una razionalizzazione della tassazione e quindi un tentativo di far pagare più tasse anche alla nobiltà, che invece solitamente ne era esclusa. Ma la parte più importante del pensiero di Colbert riguarda è un discorso che riguarda la bilancia commerciale. Infatti, per quanto riguarda le importazioni, Colbert fu molto protezionista, cioè cercò di mettere nuove tasse, nuovi dazi per quanto riguarda le merci che arrivavano dall'estero, poiché la Francia importava molte merci dall'estero e quindi spendeva molti soldi che andavano verso le altre nazioni. Colbert cercò di invertire la tendenza, cercando di mettere nuove tasse verso le importazioni e cercando invece di dare impulso alle esportazioni francesi. Come fare per raggiungere questo aumento delle esportazioni francesi? Cercò di attrarre in Francia i migliori artigiani dell'epoca, quindi cercò di prendere coloro che lavoravano il vetro a Murano, cercò di attirarli in Francia, ingegneri tedeschi, cercò di portarli in Francia e così via, di modo da rendere la Francia un punto di riferimento per quanto riguarda le merci, soprattutto di lusso. E in effetti ci ho inserito la definizione di colbertismo data dall'Enciclopedia Treccani e ve la lascio perché potrebbe servire semmai per chiarire alcune dinamiche appunto del colbertismo. Come vi avevo detto anche in precedenza, la seconda parte del regno di Luigi XIV fu incentrata soprattutto sulle guerre. Infatti il periodo va dal 1668 al 1715, vi furono diverse guerre tra la Francia ed altri paesi. Vi faccio una breve lista di quelle che sono le principali.
Una delle più importanti fu la guerra franco-olandese tra il 1672 e il 1678. Come quasi tutte le guerre di cui vi parlerò, era una guerra legata a motivi di successione. I nobili europei erano quasi tutti imparentati e Luigi XIV aveva parenti sparsi un po' tra tutte le famiglie reali, d'Europa, e quindi ogni volta che, il legittimo re moriva, Luigi XIV si inseriva nella lotta dinastica. Così avvenne anche durante la Guerra dei 9 anni, che andò dal 1688 al 1697 e che vide impegnata soprattutto la zona dell'attuale Germania, che all'epoca era il Sacro Romano Impero ed alcuni piccoli stati indipendenti, così come la Guerra di Successione Spagnola, che andò dal 1701 al 1714. Su queste guerre non mi soffermo più di tanto perché i cambiamenti che seguirono a queste guerre furono sempre minimi, non ci furono grossi cambiamenti. E infatti, nonostante l'impegno di Luigi XIV per cercare di creare un impero il più vasto possibile in Europa, tutti i suoi tentativi andarono falliti. Gli ultimi anni del regno di Luigi XIV furono segnati da molti lutti, visto che aveva vissuto per molto tempo, aveva moltissimi eredi, tra cui il figlio che aveva 49 anni, che era definito il delfino, cioè colui che avrebbe dovuto prendere il posto del padre, ma che morì, così come anche altri nipoti e figli di Luigi XIV. Così che alla fine, nel 1715, quando Luigi XIV morì, a succedergli al trono fu il nipote Luigi XV di appena 5 anni. Tra l'altro, la leggenda narra che alla morte di Luigi XIV, il popolo cominciò ad esultare proprio perché gli ultimi anni del suo regno erano caratterizzati da queste guerre e finirono quasi sempre con delle sconfitte, e quindi venne vissuta quasi con gioia la fine di Luigi XIV. Bene, ragazzi, con questo io ho finito. Vi auguro un buono studio e ci vediamo alla prossima video lezione.